sentendo le voci dei nostri narratori. Buon pomeriggio a tutti, nella giornata conclusiva del Festival Noir. Questo è il secondo appuntamento della giornata, perché c'è stata precedentemente la visita alle opere d'arte finalesi raccolte momentaneamente all'interno del ex seminario. Adesso cominciamo con parlando di cose nostre, nel senso di racconti, favole, leggende tipicamente finalesi. Raccontarcele saranno Celso Malaguti, Gianluca Borgatti e Giulio Antonio Borgatti. Dopo di loro sarà la volta alle ore 17 di Barbara Baraldi, che è un'autrice del nostro territorio, che ha studiato liceo scientifico Morando Morandi, ha avuto un grosso successo con alcune sue opere, è una scrittrice sia per ragazzi ma anche per racconti noir, racconti di thriller. Dopo di lei sarà la volta alle ore 19 di uno spettacolo musicale Visioni elettriche in noir con gli allievi della scuola di musica Fondazione Carlo Guglielmo Andreoli e della scuola di danza Tersicore. Questa sera alle 21 l'appuntamento conclusivo con un autore, con gli autori che abbiamo avuto in questi giorni, che ricordo sono stati Valerio Varesi, Marcello Fois, Erato Baldini, Barbara Baraldi oggi pomeriggio e questa sera Valerio Massimo Manfredi. Alle 22.30 poi lo spettacolo conclusivo, che è una sfilata vintage con le donne di Dylan Dog, organizzato dal gruppo Manitese di Finale Emilia. Io lascio la parola a Celso e a Gianluca e a Giulio per raccontarci un po' di robe finalesi. Grazie, io vi ringrazio tutti di essere venuti. E quello che prima di entrare, diciamo, nel raccontare le storie, secondo me è importante fare una piccola introduzione, cioè cercare di entrare nello spirito del tempo in cui queste cose sono nate. Ieri abbiamo avuto qui su questo palco quello scrittore Ravennate, che è proprio un ricercatore di questo tipo di antropologia, cioè noi oggi, diciamo così, i nostri bambini hanno 20 reti di cartoni animati che vanno 24 ore su 24. Hanno una vita, una serie di legami, di comunicazioni, per cui queste cose di cui noi parleremo, che noi racconteremo, sono diventate, non starò a dire purtroppo, per fortuna, perché sono diventate superflue, ed è per questo che non se ne inventano più delle nuove, perché non servono più. Una volta i bambini di una volta, diciamo 70, 80, 100 anni fa, o anche solo 60 anni fa, avevano degli strumenti di comunicazione molto più limitati, e all'interno delle famiglie era proprio importante che ci fosse qualcuno che fornisse loro degli strumenti anche di tipo educativo, perché le favole, le fole, hanno proprio questo scopo, hanno lo scopo morale, educativo, di insegnare ai bambini la differenza tra il bene e il male, per cui la fiaba ha, e hanno lo scopo pratico di tenere i bambini lontani dal pericolo, per cui, per dire, nelle nostre montagne ci sono tutte quelle bellissime fiabe che hanno per protagonisti i laghi, i fiumi, i ponti, quei piccoli ponticelli di montagna dove sul ponte c'è il diavolo, nel lago c'è la strega, perché i bambini non si avvicinino a queste fonti di pericolo e non corrano il rischio di finire annegati, di cadere dal ponte, e quindi le storie, le favole che in casa le nonne, i genitori,
venivano raccontate a questi bambini avevano proprio questo scopo. Poi un altro discorso sarebbe quello delle filastrocche. Abbiamo tutte le filastrocche avevano uno scopo didattico, avevano lo scopo di insegnare, per dire, a contare 11, 12, 13, 14, avevano lo scopo di insegnare i giorni della settimana, lunedì è andato da martedì e chiede se mercoledì, diceva con giovedì, che venerdì, e il bambino imparava i giorni, e tutto un mondo che è un po' primitivo, ma che oggi è stato, diciamo così, in parte cancellato dalla modernità. Noi facciamo questo sforzo, abbiamo fatto alcuni anni fa con la collaborazione di CERSO, un po' di tutti, allora era vivo ancora il povero Roberto Ferraresi, di cercare di raccogliere tutte queste cose, perché anche se probabilmente non si useranno più nell'uso quotidiano, cioè in casa, credo che non c'è più nessuno che dice le filastrocche in dialetto ai nipotini, oppure forse CERSO al suo quando avrà l'uso della ragione. però è importante che non vadano perdute, perché sono una testimonianza della nostra storia, della nostra vita quotidiana, della nostra cose più belle, più pulite, più autentiche. Quanto alla finalesità, è un discorso molto molto più complesso, perché noi ne abbiamo identificate 4-5 che possiamo classificare come finalesi, perché hanno un'identificazione precisa in luoghi finalesi e in personaggi finalesi, in cose esplicitamente finalesi, per cui possiamo dire queste appartengono alla tradizione finalese. Ma le tradizioni si contaminavano tra loro. Faccio un esempio: quando io facevo la seconda elementare, che non era ancora stata inventata l'automobile, no. C'era in classe da me un bambino che era il più grande di tutti noi e che la maestra metteva nell'ultimo banco perché era grande. Allora si faceva anche così in scuola, non so se fanno ancora così, i piccoli davanti e i grandi di dietro. E durante la ricreazione questo bambino ci raccontava, intrattenendoci, io ricordo proprio questo ricordo più di, adesso non tutti i giorni, ma spesso, più di una volta, più di due, anche più di 10, tutti attorno al suo banco, e lui che mimava raccontava le storie di Mingone. Che Mingone era questo personaggio leggendario, dotato di una forza eccezionale, che rovesciava i trattori, che andava a riparare i torti, sistemava i prepotenti. Questa storia, dopo negli anni, io ho preso, sono storie che provengono da Reggiano, dalla provincia di Reggio Emilia. Ma questo bambino era Guido Pianzi, che oggi è un professore dell'Istituto Agrario, che sua nonna veniva da San Martino in Rio. Per cui queste storie gliele raccontava sua nonna in casa e lui le raccontava a scuola a noi, per dire, io Mingone non me lo sono più dimenticato. E ancora oggi, che sono passati tanti e tanti anni, se mi viene spontaneo dire le forte come Mingone, cioè, e poi in realtà forse questo personaggio non è mai esistito. Noi adesso diciamo abbiamo pensato di fare così. CERSO vi racconterà due di queste storie finalesi, poi io ve ne racconterò altre due, ma sono corte, sono proprio, speriamo che piacciono ai nostri bambini, forse sono adesso sono abituati a storie ben più elaborate. E poi Giulio ci leggerà una storia anche lui, e alla fine, se resterà tempo, se ne avrete voglia, magari vi leggeremo qualche filastrocca di quelli in rima, che sono molto belle, molto così, hanno questo suono. Quindi, se CERSO vuol cominciare.
Bene, grazie. Io la prima vorrei dire ai nostri bambini, innanzitutto, che voglio metterci dentro anche qualche parola di dialetto, che così vediamo se mi fate il segno col capo, dire sì, abbiamo capito. Questa favoletta si chiama Alvec di Obis. Sapete che cosa vuol dire Alvec, vero? Io sono un Vec, sono un vecchio. Alvec, Alvec di Obis. Sapete cosa sono gli Obis? Gli Obici è una piccola località con alcune case vicino a quel santuario che c'è dove si fa la festa dal mare. Siete andati con i vostri genitori? Viene fatta la festa agli Obici. C'è un palazzo grande, grande, dove ci stanno i frati, quelli vestiti di grigio. Ci avete mai fatto caso? No. Comunque, è Alvec di Obis, il vecchio degli Obici. E quindi la località è a 2 chilometri da qua, per Finale Estense c'è la cerchia degli Obici, ci avete fatto caso, e quindi tutte queste cose parlano di questa piccolissima località in cui c'è questo palazzo. Ed è un palazzo che ha una grande storia, perché si chiama di Obis, perché uno dei suoi proprietari si chiamava Obisso, e quindi si dice il palazzo di Obis, Obici. Si dice che in questo palazzone ci fosse anche un profondo pozzo con dentro dei vetri, con dentro delle lame, dove il signorotto, che era il proprietario di questo fabbricato, di questo castello, di questo, come possiamo chiamare, un palazzone, buttava dentro i suoi nemici, quelli che gli erano contrari. Quindi era un personaggio poco raccomandabile, questo padrone di questo palazzo degli Obici, di Obis, al pozzo. Il pozzo, sapete cos'è il pozzo? Ecco, bravo, bene, mi fa piacere che me lo diciate. Al pozzo, era un pozzo dove questo signorotto buttava dentro quelli che non gli andavano bene. Tu mi hai detto no, che ti ho chiesto un favore, io ti butto dentro il pozzo e tu muori là dentro. Pensate un po' che cattiveria avere questo signorotto del palazzo di Obis. Poi dobbiamo dire che anche là vicino passava il fiume del Panaro, fin un secolo e qualcosa fa, quindi il fiume del Panaro, quando passava in mezzo al paese, avete visto le foto del Panaro che passava qui vicino al castello, ci avete mai fatto caso? Ecco, poi il Panaro passava là vicino a questo palazzone. Poi diciamo che là in fondo, in questo palazzo, è tutta terra piana, piana, arida, era arida una volta, è vero, è una terra che porta in una località, noi diciamo la valle. Quando diciamo una cosa è molto grande, le grande come la valle, cosa vuol dire? È molto grande, molto estesa, molto ampia, la valle. Nella valle vicino agli Obis, ecco, voglio dirvi anche un'altra cosa, che era un segreto di una volta, non so se te ne ha parlato qualcuno, c'era una casa che veniva chiamata la Zingna, la Zingara, C'è ancora, adesso c'è un fondo che si chiama la Zingna, che è nel confine tra Modena e Ferrara, nel mezzo a questa valle. E in questa Zingna, in questa Zingara, si dice che ci fosse un tesoro nascosto, che veniva chiamato in dialetto al tesoro la Zingna. La Zingna, al tesoro. E questo tesoro si dice che nascondesse dei poteri miracolosi. E che una volta si dice che c'erano, la notte giravano delle specie di fantasmi attorno a questa casa chiamata la Zingara, e ci fosse una strana chioccia che girava con i suoi pulcini, la si vedeva solo di notte. Voi sapete che le galline vanno a letto presto la sera, vero? Si dice in dialetto al vale col galin, cosa vuol dire? Quando una persona va a letto presto. Ah, a vale col galin, non è il caso di Borgo che lui sta a giocare a carte fino a mezzanotte, però quindi a vale col galin, si dice. Quindi questa chioccia stranamente usciva di notte da questa casa detta la Zingna, la Zingara, la Zingna in dialetto, e girava con questi pulcini. Poi alla mattina non la si vedeva più, la cercavano da tutte le parti ma non c'era questa chioccia. E quindi anche questo era una stranezza di questa località, di questi luoghi, in mezzo alla valle, che una volta era occupata, c'era tanta acqua, c'erano tante cose, adesso ci sono gli agricoltori che coltivano il grano, le bietole, una volta coltivavano la canapa,
Gianluca diceva, parlava prima delle favole ambientate in montagna, in cui si parlava di ponti, di ruscelli. Mi è venuto in mente un detto che ho messo su Piazza Verde il mese scorso: quando si voleva far star buoni i bambini, in dialetto si diceva «Sito, sito, che a gallovi ti canvas». Sapete cosa vuol dire? Sito, sito, cosa dice la mamma quando dice zip? Sito, sito, è un modo di dire. In dialetto si dice sito, tacci, a gallovi. Allove è il lupo in ti canvas. Io ho fatto tempo a vedere cos'erano i canvas, voi purtroppo no, perché la canapa dai nostri campi è sparita, pensate un po', nel 1961, Borgo era un anno, pensate un po', dopo il 1961 la canapa non c'è più stata, ma era una pianta verde molto alta come questo, come questa struttura verde, e si faceva bene andarci in ascolto in mezzo a questo coso. Quindi si diceva taci, sito, sito, a gallovo, c'è il lupo in ti canvas, nascosto in mezzo alla canapa. Questo era un detto nostro tipico finalese. Allora parliamo un pochino di questa favoletta, che parla di questo vecchio degli Obici. Abbiamo parlato di questo luogo, di questo palazzone, di questo proprietario che era molto cattivo, o quantomeno non era molto comodo, e allora un giorno si presenta, un bel giorno, tanti tanti anni fa, si presenta alla sua porta un vecchio cencioso, pieno di pulci, proprio brutto da vedere, sporco. E allora questo è andato a chiedere l'elemosina. Questo signore, il signorotto di questo palazzo, cosa fa? Non poteva dirgli di no, perché era sacro, bisognava, l'ospitalità era sacra, bisognava dargli ospitalità. Però ha detto: io ti do qualcosa da mangiare e da bere, però stai lontano dal mio palazzo, perché sei cattivo odore, sei brutto, hai le pulci, hai i pidocchi. E allora cosa è successo? Ha dato da mangiare a questo vecchio, e il vecchio si è andato a portare poco distante dal palazzone degli Obici, di Obiz, e ha cominciato a mangiare in modo così avido, così sgraziato, che faceva proprio anche, si dice, schifo nel mangiare. Voi a tavola state corretti, vero, siete bravi, mangiate, vi pulite la bocca, invece lui era proprio, mangiava avidamente, mangiava in modo proprio brutto, brutto, brutto. E allora cosa è successo? Il signorotto ha dato ordine ai suoi servitori di isolare, di tenere, non voleva neanche vederlo questo poveretto che mangiava così, in modo così brutto, diciamo brutto proprio in modo molto, 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 come possiamo dire, rumoroso anche. E allora questi servitori cosa hanno fatto? Per fare anche piacere al loro proprietario, hanno cominciato a costruirgli attorno, con delle pietre, con dei sassi, un muro. E dai, aggiungi una pietra, aggiungi un'altra, aggiungi, e cosa è successo? Hanno fatto tutto un cerchio intorno e l'hanno coperto, e si sono accorti alla fine che non avevano fatto né la porta né la finestra di questo muro, di questa, diciamo, torre nella quale avevano chiuso questo vecchio così cencioso. Il vecchio urlava, però loro non l'hanno ascoltato, e pian piano il vecchio è morto. La favola dice che negli Obici ci sia ancora nascosta da qualche parte questa torre in cui c'è dentro questo vecchio poverino morto, perché aveva fame, gli è andato da mangiare, ma non sapeva come si dovesse mangiare come Dio comanda, e quindi stiamo ancora tutti cercando il posto dove è questo vecchio nascosto dentro questa torre, questa specie di cippo, questa specie di nascondiglio. Poi voglio dire un'altra cosa a voi bambini, perché anche io quando ero bambino andavo sempre alla ricerca di avventure. Agli Obici si dice che anche c'è questo mistero di trovare questa torre, in cui è piccola torre in cui è nascosto questo vecchio, ma si dice che anche che dagli Obici fino al castello di Finale ci fosse un passaggio segreto, sotterraneo, nascosto, che portava dal castello fino agli Obici. Tutti l'hanno cercato, anche Berto, anche tutti la Maria Pia che è qua, tutti hanno cercato questo passaggio di questa galleria che collegava direttamente il castello di Finale e
questo fabbricatore grande degli obici, ma non è stato trovato. Quindi la folla dal Vest di Ovis vi invita ad andare agli obici, andare a vedere se troviamo questo posto in cui è stato nascosto, purtroppo, questo povero vecchio che aveva solo una colpa, quella di avere fame e di essere sporco, cenciullo. Questa è la storia. Allora, ci alterniamo, adesso ne racconto io una e poi io vi racconto una storia che è abbastanza famosa, ce ne sono diverse versioni, ma comunque nella Chiesa del Rosario, che è qua vicino, adesso purtroppo è chiusa perché dopo il terremoto non è ancora agibile, che è una delle chiese più belle che abbiamo finale, la leggenda dice che che per fare dei lavori interni alla chiesa vennero utilizzati dei carcerati, e tutte le mattine c'erano questi prigionieri che venivano condotti in catena dentro la chiesa a fare questi lavori, e erano molto laceri, sporchi, affamati. Venivano, dovevano spostare queste, ce n'erano qualcheduno che pitturava, ma altri dovevano portare queste pietre pesanti. E c'era una vecchina che, commossa dalla fatica che facevano questi uomini, tutti i giorni si portava sulla porta della chiesa e lasciava un vassoio con qualcosa da mangiare, qualcosa da bere per tutti questi uomini. E loro ne trassero grande conforto, perché per loro aspettavano proprio con ansia tutti i giorni che arrivasse questa signora a portare loro qualcosa da mangiare, qualcosa da bere. Poi i lavori cominciavano ad arrivare verso la fine, e quindi loro il giorno dopo gli avevano detto che sarebbero stati riportati in prigione e il loro lavoro era finito. Per cui volevano, si erano messi d'accordo tutti tre di loro, volevano ringraziare questa signora, e andarono nelle vicinanze davanti alla chiesa e chiesero dove era questa signora, ma nessuno la conosceva. Questa signora, nessuno, neanche loro la descrivevano, ma nessuno dice, ma noi questa signora non esiste. E allora dentro la chiesa degli obici c'è tutto, dentro la chiesa, scusate, del Rosario, c'è tuttora effigiato il volto di questa nonnina molto buona, che loro, i carcerati, non avendola trovata per ringraziarla, hanno voluto che tutti i finalesi che entravano in quella chiesa l'avessero ricordata per sempre, e l'hanno disegnata in un altare dentro questa chiesa. Per cui questo viso di donna che c'è ancora, che non ha le sembianze della Madonna, sarebbe comunque questa donnina molto buona che con generosità ha dato da mangiare e da bere a questi carcerati. Diciamo che questa favoletta è una favoletta sulla bontà. Adesso vi racconto un'altra storiella che si chiama La ciabga dal pritin senza testa. Sapete cos'è una ciabga? È una chiavica, è una specie di struttura in muro, il muro che porta un piccolo fosso, un piccolo fiume dentro il panaro, quella è chiamata la ciabga. Dal pritin, cos'è il pritin? Un prete, un piccolo prete, un prete giovane, eh? Al pritin senza testa, questo si dice in dialetto, poi anche in italiano, cos'è? Senza la testa, eh? Quindi questo posto, ecco, anche questo, come diceva prima Gianluca, è una delle favole che si raccontava ai bambini perché non andassero in pericolo in riva al fiume. Adesso voi avete la piscina, per fortuna, ma quando eravamo piccoli noi, per nuotare si andava in panaro. E purtroppo io ho perso anche degli amici in panaro, perché si sono annegati, sono morti i poverini, perché poi pensavano di saper nuotare, ma il fiume è traditore, quindi magari da un momento, da un passo all'altro c'erano delle buche profonde,
e quindi purtroppo ci sono stati anche dei ragazzini, dei bambini che sono annegati in panaro. Quindi voi adesso in piscina avete i bambini, avete i genitori che vi seguono e quindi per fortuna non vi succede niente di questo pericolo. Però ecco, quindi questa favoletta era dedicata così a mettere sull'avviso, a fare sì che i bambini non andassero in riva al fiume. Poi adesso voi avete il doposcuola, avete tutto, ma quando ero piccolo io c'erano, per esempio, le donne che andavano in Piemonte a fare la monda del riso, andavano a lavorare lontano, stavano via più di un mese e mezzo, e i figli venivano portati all'asilo qua a Finale. L'asilo che adesso non c'è più, era quello che c'era vicino all'asilo delle suore, e lì i bambini mangiavano, dormivano in attesa che arrivassero a casa le mamme. La vigilanza c'era e non c'era, e molti bambini molte volte scappavano di lì per andare a nuotare in panaro, poi tornavano la sera. Quindi vedete quanti pericoli c'erano da scongiurare anche con le favolette che si raccontavano. Poi ecco, raccontiamo un pochino questa vicenda perché è ambientata sugli argini del panaro. Sugli argini del panaro anche Pederiali, che è uno scrittore finalese che purtroppo è morto, parlava della palpastriga. Avete mai sentito parlare della palpastriga? La palpastriga era un modo, era un fantoccio per spaventare chi andava sugli argini del panaro del fiume la notte. Sopra un lungo bastone veniva messa un lenzuolo bianco, e poi sotto questo lenzuolo mettevano una candela. Pensate un po', la notte senza luna, così buia, si vede mentre fai una passeggiata sull'argine del panaro, ti trovi questa perdica alta con questo lenzuolo bianco e una luce dentro. Mamma mia, una paura, uno spavento incredibile. Quindi questa era chiamata la palpastriga. Poi nel panaro allora, vedete, non c'erano quei bestioni che ci sono adesso, perché adesso per esempio voi sapete che ci sono i pesci siluro. Avete mai sentito parlare, avete mai visto le fotografie dei pesci siluro? Una volta c'erano i pesci gatti che erano lunghi così. Il pesce siluro è un pesce gatto grandissimo che mangia tutti gli altri pesci, quindi anche questo è, e se bisogna stare attenti che non dia un morsicotto anche nelle gambe dei bambini se vanno vicino all'acqua, quindi bisogna stare molto attenti anche in questo, all'acqua del fiume. Poi voi sull'argine panare ci siete mai andati a fare un giro? Mai? Ecco, io quando ero piccolo ci andavo sempre con i miei genitori, facciamo un bel giro, si partiva dal ponte vecchio che c'è qui, poi si arrivava fino in fondo al cimitero, avete presente là in fondo? Si chiamava Algir d'Alcundut. Sapete cos'è Alcundut? È località condotto. Se voi andate, passate davanti al cimitero, poi c'è quella salita, poi sopra la salita c'è un semaforo, lì sotto ci sono alcune case. Quello viene chiamato Alcundut, il condotto. Quindi si faceva Algir d'Alcundut. Il condotto mi fa venire una cosa, in mente una cosa che è può sembrare una parolaccia, ma è giusto che lo diciamo, siamo tra amici, dai. Voi sapete che una volta quelle case, adesso sono tutte case modernizzate, è vero, con dentro tutti i loro servizi, il bagno. Una volta il bagno non l'aveva nessuno in casa. Allora cosa faceva la gente che abitava là sopra? Andava a fare i suoi bisognini lungo l'argine. Allora le case d'Alcundut venivano chiamate in modo un po' spiritoso, anche un po' scurrile, la Repubblica ad Mostracul. Perché tutti andavano lassù, mostravano il sederino, e quindi la Repubblica dal Mostracul, quella veniva chiamata al Condut. Poi abbiamo parlato anche del cimitero. Mi fa venire in mente una faccenda che mi raccontava mio papà mi raccontava molte di queste storie. Mi diceva che una volta c'era nel cimitero, adesso vedete ci sono i necrofori, quelli che seppelliscono i morti, quelli che tengono ben pulito il cimitero. Una volta questo compito l'aveva una signora, ma una signora un po' strana, una signora di una certa età. Era strana perché? Perché a lei piaceva lavorare di notte, e allora andava dentro il cimitero a lavorare la notte. E poi ci andava sempre, si alzava, si svegliava all'una di notte, diceva vado a fare qualcosa, andava con la sua sottoveste bianca a lavorare dentro il cimitero. Allora una notte un signore che abitava sopra al Condut
è passato lì davanti al cimitero, si trova attaccato al cancello sta donna con pensate un po', con la camicia bianca, attaccato al cimitero, su per uno, che ore? Questo qua non vi dico cosa gli è successo, quindi per dire che tipo strano era sta donna, ma come, che ore? E questo è scappato lì a gambe levate, perché questa donna non aveva capito che era la custode del cimitero, aveva paura che fosse un fantasma, pensate un po'. Allora parliamo un pochino del Panaro. Sul Panaro, nel Panaro anche, c'era un orto strano, un orto molto importante, che era pieno di alberi da frutto, con le ciliegie, le prugne, tutti i frutti immaginabili. E il padrone di questo orto si chiamava Giovanni Superbi, però nessuno lo conosceva col nome di Giovanni Superbi, tutti lo chiamavano Floro. Questo Floro era un tipo molto, molto imponente, era un omone alto e grosso, grande cacciatore, grande appassionato, tirava il piattello, era uno un tipo molto bravo, molto anche, aveva una buona mira. Solo che allora, vedete, c'era molta miseria a Finale. Adesso voi andate alla Coop, andate al Famila, comprate le ciliegie, comprate la frutta, mamma voglio qui, voglio là, e ve le comprano. Tanti anni fa i bambini avevano fame e quindi cosa succedeva? Che cercavano in tutti i modi di arrangiarsi per gustare qualche ciliegia o qualche cosa, facendo che cosa? Andandola a rubare da Floro. Ed erano furti ingenui, però Floro, caspita, gli portavano via quello che era il frutto del suo guadagno. E allora Floro cosa faceva? Dentro questo orto, dentro al fiume, nella si dice in rastara, nella golina del fiume, aveva un casotto. In questo casotto teneva un fucile, una carabina, che lui caricava con del sale, una carabina aria compressa con del sale. E poi dopo, quando sentiva che c'era qualche ragazzino che saliva sugli alberi, pam pam, gli sparava col sale nel sedere. Pensate un po', se voi vi fate una piccola ferita in un dito e ci mettete sopra del sale, sentirete che bruciore. Allora questi ragazzi che venivano colpiti dal sale, correvano dentro l'acqua del fiume col sedere a mollo per vedere di far andare via il bruciore. Ecco, questo era Floro, un personaggio molto, molto, molto conosciuto al suo tempo. Allora torniamo a parlare del nostro Pritin. Il nostro Pritin, la ciarga da Pritin senza testa. In questo manufatto, in questa ciarga chiavica, diciamo, che portava l'acqua di un fosso nel Panaro, un prete poverino, si vede che è stato preso dalla... anche questa è una storia, perché poi il Pritin, a Finale, non c'era solo quel prete lì, giovane, c'era anche un altro prete giovane che veniva chiamato Al Pritin l'Annunziata. Pensate un po', cosa vuol dire? Era un prete, non era un prete, pensate un po', era il, come si dice, il sagrestano della chiesa dell'Annunziata. Sapete dov'è la chiesa dell'Annunziata? Sapete dov'è il ristorante Quadrifoglio? No, la chiesa dell'Annunziata adesso è chiusa perché col terremoto. Lì c'era uno stravagante personaggio, che era il sagrestano di questa chiesa dell'Annunziata. Era strano per tanti motivi. Uno dei motivi qual era? Era quello che dicevano al suona al mezzì l'Annunziata. Cosa vuol dire? Era un personaggio che quando gli veniva fame suonava a mezzogiorno nella campana della chiesa, anche se non lo era, dice, hai fame, quindi suonava a mezzogiorno. Una volta, sapete che pochi avevano l'orologio, quando le ragazze in età da marito, tanti tanti anni fa, la mamma diceva tol, sposa calgala l'orologio, pensate un po', perché ha l'orologio, allora vedete, quindi e questo pretende era uno dei pochi che conosceva, che aveva l'ora, e lui diceva, non me ne prende, ho fame, suonava a mezzogiorno, e la gente diceva, ma come appena cominciava a lavorare, insomma, questo suonava a mezzogiorno. E al Pritin l'Annunziata che cos'era? Era un personaggio che si dice che gli fosse stata tolta la milza, perché chissà, probabilmente avrà avuto un incidente, non lo so. E voi sapete che quando manca la milza, si dice che non si va a fondo, si galleggia, questo io non lo so, però dicono che chi è senza milza dovrebbe galleggiare senza... E questo Pritin d'Annunziata era solito, per prendere qualche soldino, quando il Panaro andava in piena, quindi
in primavera o in autunno, quindi l'acqua del Panaro saliva, lui andava sul ponte del Panaro e faceva dei gran tuffi giù nel Panaro in piena, e tutti gli battevano le mani e lui tirava su qualche sovino. Questo era Alpritin l'Annunziale, il piccolo, il prete dell'Annunziale. Allora torniamo alla nostra favola, che per purtroppo abbiamo un po' divagato, eh. Allora questo prete giovane, che era sull'argine del Panaro, purtroppo ha deciso di mettere fine ai suoi giorni e si è buttato giù, pensando di buttarsi nell'acqua del Panaro. Invece si è sbagliato nella notte ed è caduto in questa diciamo, chiavica, tagliandosi la testa. E quindi è stato recuperato il corpo senza la testa. Quindi si dice che nelle notti di buio pesto, quando non ci si vede niente, sull'argine del Panaro ci sia ancora lo spirito di questo prete che gira, gira, gira in cerca un pochino di pace. Questo era il pretino, la ciabia senza testa. Complimenti a Celso, che sono più belli queste divagazioni. No, quest'altra favola, che è una storia che sembra legata al fiume, ma al fiume quando passava in centro del paese. C'è questa leggenda nella quale si dice che una volta, con una piena del fiume, portò in centro del paese un bellissimo tronco d'albero, che venne recuperato dal prete che reggeva il Duomo e lo diede a un falegname che fece un crocifisso di legno. Questo crocifisso di legno poi venne collocato provvisoriamente dentro il Duomo in una delle arcate laterali. E da quel momento in poi, la piena che ogni 2 o 3 anni veniva, non ci furono più piene. Ma nessuno ci badò, nessuno fece caso a questa cosa. Finché il falegname un giorno disse col prete: guarda, ho del tempo, quasi quasi tiro giù il crocifisso, che lo giusto lo faccio bello, l'abbiamo fatto così, poggiato lì, adesso che non ho tanto lavoro, se vuoi lo restauro. E allora il prete disse: beh, ma scherzi? Allora tirarono giù il crocifisso, come lui tirò giù il crocifisso, il fiume si è gonfiato e stava per straripare. I ponti erano arrivati a livello e tutta la gente era spaventata, cominciarono a suonare le campane, a dare l'allarme. Allora il falegname disse: di buono, adesso non riesco più neanche a portare il crocifisso nella mia bottega. Allora dice: aspettiamo che lo rimetto al suo posto, poi lo vengo a prendere un'altra volta. Come lui ha rimesso il crocifisso al suo posto, il fiume si è abbassato e la piena non c'è stata. Voleva dire che quel legno l'aveva mandato Gesù per proteggere i finlandesi dalle piene. Ma prima di dare la parola a Giulio per la lettura, vorrei dire, noi abbiamo detto prima che le filastrocche e le favole non le inventa più nessuno. In realtà la nostra scuola materna è dedicata a Gianni Rodari, che è stato un grande inventore di filastrocche e di favole per bambini in epoca moderna. E prima di dare la parola, c'è una filastrocca che adesso io dico a memoria e non in rima, che a me sembra molto bella e che è sempre d'attualità, che dice che c'è il falegname che fa il suo lavoro e tutti i giorni ha tutto il camice sporco di colla, di vernice, ed è sempre tutto sporco. C'è l'imbianchino che la sua camicia sembra quella di Arlecchino, è sempre tutta piena di macchie colorate, ha tutti i capelli colorati. C'è il fornaio che ha la gialla. Una delle sue filastrocche, del primo libro di filastrocche, dice così, una filastrocca molto semplice e molto bella: che belle parole se si potesse scrivere con un raggio di sole, che parole d'argento se si potesse scrivere con un filo di vento, ma in fondo al calamaio c'è un tesoro nascosto e chi lo trova scriverà parole d'oro col più nero inchiostro. È una filastrocca molto bella che parla del potere della letteratura,
cioè dice che sarebbe bello poter scrivere con un raggio di sole o con un filo di vento, ma nel calamaio, che è quel bicchierino dove una volta si teneva l'inchiostro, c'è un tesoro, e chi lo sa trovare potrà scrivere parole d'oro senza bisogno di usare l'oro, no? È una favola sul potere della letteratura. Invece di raccontare, io leggerò per un motivo ben preciso, perché appunto quando mi ha Brydon chiesto di fare questa cosa, mi ha chiesto trova un racconto di letteratura noir della nostra zona. Ho pensato un po' e qualcuno mi è venuto in mente. In particolare mi era venuto in mente c'è il nostro libraio di fiducia Emanuele Palazzi, che mi aveva fatto leggere uno scrittore di noir bolognese che si chiama Morozzi. Però dico, Morozzi sì, è un bravo scrittore di noir, ma è un po' troppo cupo per un pomeriggio dove ci sono anche dei ragazzi. E mi è venuto in mente un autore che è noto come autore per ragazzi, che è anche un grande autore di racconti gialli e noir, anche se è più famoso come scrittore di libri per bambini e ragazzi. Secondo me i bimbi lo conoscono, si chiama Roald Dahl. Ma voi forse bambini avete letto il GGG? Matilda sei mitica, chi ha letto il GGG? Nessuno? Matilda sei mitica, avete visto il film forse? Ecco, i ragazzi più ex bambini lo hanno fatto, vero? Roald Dahl, dicevo, ha scritto anche tanti racconti, diciamo così, di narrativa non per fanciulli, no? E la più bella critica che è stata fatta a Roald Dahl resta quella di un grande critico italiano che si chiama Giorgio Manganelli, che diceva che Roald Dahl è un malvagio, è un bravo scrittore, ma è soprattutto un malvagio. E chi ha letto Matilda sei mitica, anche i suoi libri per bambini, capisce che cosa intende. Vediamo dunque questo racconto, che anche se è un racconto in inglese, come dicevo, si può adattare benissimo alla nostra cultura padana, perché è un racconto, un giallo, un noir, basato sul cibo, sull'alimentazione. Direi che sono il narratore ideale. Il racconto si intitola Il cosciotto d'agnello. La stanza era calda e pulita, le tende erano tirate, le due lampade da tavolo accese, quella accanto a lei e l'altra accanto alla poltrona vuota di fronte a lei. Sulla credenza alle sue spalle c'erano due bicchieri alti, le bottigliette con l'acqua e il liquore. I cubetti del ghiaccio erano nel secchiello. Maria Melloni aspettava che il marito tornasse a casa dal lavoro. Ogni tanto lanciava un'occhiata alla pendola, ma senza provare ansia, al solo scopo di rasserenarsi al pensiero che a ogni minuto che passava il momento del rientro del marito si avvicinava. Aveva, come dire, un'aria sorridente e calma. Il modo in cui chinava il capo sul lavoro di cucito che stava eseguendo era stranamente tranquillo. La pelle, era infatti già al sesto mese di gravidanza, aveva acquistato una meravigliosa trasparenza. Le labbra non erano tese e gli occhi, con quel loro sguardo placido, sembravano più grandi e più scuri di prima. Quando la pendola segnò le 5:10, Maria tese l'orecchio e pochi minuti dopo, puntuale come sempre, sentì il fruscio delle ruote sulla ghiaia di fuori, lo sbattere dello sportello, i passi davanti alla finestra e la chiave che gira nella serratura. Mise da parte il lavoro, si alzò e gli andò incontro per baciarlo, appena entrato nella stanza. «Ciao, caro!» «Ciao!» Gli prese il cappotto e l'appese nell'armadio a muro, poi andò alla credenza e versò da bere. Un bel bicchiere di liquore abbondante per lui e uno scarso per sé. Dopodiché riprese il suo posto in poltrona e il lavoro, mentre lui sedeva nella poltrona di fronte, reggendo l'alto bicchiere con ambedue le mani e agitandolo in modo che il ghiaccio tintinnasse contro il vetro. Per lei quello era il momento più bello della giornata. Sapeva che lui non aveva voglia di parlare se non dopo aver finito il primo bicchiere, e lei, dal canto suo, era felice di starsene in silenzio a godersi la sua compagnia dopo tante ore di solitudine lì in casa. Si godeva la delizia di quei momenti e adorava sentire come chi steso al sole ne sente il calore, tale e quale, quell'ondata di profumo che proveniva da lui quando erano insieme loro due. Ascoltava la sua maniera di stare seduto stravaccato nella poltrona, il modo in cui entrava dalla porta o attraversava la stanza a passi lenti e lunghi. Adorava quel suo sguardo assorto e distaccato quando i suoi occhi si posavano su di lei, la strana forma delle labbra e soprattutto quel suo silenzio, quel suo non dire della propria stanchezza, quello starsene per conto suo finché il liquore non gliel'aveva portata via la stanchezza. «Sei stanco, amore?» «Sì, sono stanco».
Nel rispondere fece quello che faceva sempre, sollevò il bicchiere e lo vuotò in un colpo solo, anche se era pieno ancora a metà. Non stava guardandolo in realtà, ma sapeva che l'aveva vuotato, perché il ghiaccio tintinnò sul fondo del bicchiere quando abbassò il braccio. Rimase fermo un attimo, sporto in avanti nella poltrona, poi si alzò e a passo lento andò a versarsi nell'altro bicchiere. «Faccio io!» esclamò lei saltando su. «Resta seduta!» Quando tornò alla sua poltrona, lei notò che stavolta se n'era versato parecchio. «Tesoro, vado a prenderti le pantofole?» «No!» Lo guardò mentre beveva il primo sorso del liquido e ne notò gli oleosi mulinelli. Se n'era versato davvero un bel po'. «Trovo vergognoso», disse, «che un poliziotto col tuo stato di servizio continuino a farlo girare a piedi tutto il santo giorno». Lui non rispose e allora lei chinò di nuovo il capo e riprese a cucire. Ma ogni volta che lui si portava il liquore alle labbra, sentiva di nuovo il tintinnio del ghiaccio contro al bicchiere. «Tesoro, vuoi che vada a prenderti un po' di formaggio? Non ho preparato da mangiare perché oggi è giovedì». «No». «Sei troppo stanco per andare fuori a cena», continuò lei. «La faccio ancora in tempo, c'è molta carne e altro nel freezer. Poi puoi mangiare direttamente qui, senza muoverti dalla poltrona». Lo guardava in attesa di una risposta, un sorriso, un cenno della testa, e invece niente. «In ogni modo», riprese, «però vado a prenderti del formaggio e dei cracker». «Non ne voglio». Si mosse a disagio nella poltrona, quei grandi occhi sempre fissi sul viso del marito. «Ma devi cenare, amore, non ci metto niente a preparare qualcosa, mi fa piacere farlo, ci sono cotolette e d'agnello, o di maiale, quello che vuoi, il freezer è pieno, lascia perdere». «Ma tesoro, devi mangiare qualcosa, io lo preparo in ogni caso, poi se vuoi lo mangi». Si alzò e mise il lavoro sul tavolino accanto alla lampada. «Siediti», disse lui, «sta seduta almeno un momento». Fu allora che lei fu presa dalla paura. «Avanti, su, siedi». Si lasciò cadere lentamente nella poltrona senza staccargli di dosso quei suoi grandi occhi pieni di stupore. Lui intanto aveva finito il secondo liquore e stava fissando il bicchiere vuoto, tutto accigliato. «Stai a sentire», disse. «Ti devo parlare». «Di che si tratta, tesoro? Cosa c'è?» Se ne stava assolutamente immobile, col capo chino, di modo che la luce della lampada sul tavolino accanto a lui gli illuminava la parte superiore del viso, lasciando il mento e la bocca nell'ombra. Lei notò che un muscolo gli si contraeva a scatti nell'angolo vicino all'occhio sinistro. «Sarà un brutto colpo per te, Teno», disse lui, «ma ci ho pensato a lungo e ho deciso che l'unica cosa da fare è dirtelo in tutta chiarezza. Spero che non me ne vorrai troppo». E glielo disse. Oh, non ci mise molto. 4 o 5 minuti al massimo, con lei seduta intanto immobile, che lo guardava con stupore e raccapriccio. Stordita, mentre lui si allontanava sempre più da lei ad ogni parola. «Così stanno le cose», concluse poi. «E so benissimo che è un brutto momento per dirtelo, ma proprio non avevo scelta. Oh, naturalmente ti darò i soldi e farò in modo che non ti manchi niente. In effetti non è il caso di fare troppe storie, lo spero almeno. Beh, non gioverebbe, voglio dire, non farebbe bene al mio lavoro». La prima reazione di lei fu di non credere assolutamente a niente di tutto quello, di respingerlo in blocco. Pensò addirittura che il marito non avesse parlato affatto, non avesse aperto bocca, di essersi immaginata tutto. Chissà, se si fosse data da fare per casa, comportandosi come se non avesse sentito niente, forse quando si sarebbe svegliata, per così dire, avrebbe scoperto che non era successo niente di niente. «Vado a preparare la cena», riuscì a dire in un bisbiglio, e questa volta lui non la fermò. Quando attraversò la stanza, ebbe l'impressione di non toccare terra coi piedi. Non avvertiva niente, a parte una lieve nausea e una certa voglia di vomitare. Quindi si abbandonò a una serie di gesti automatici, scese le scale della cantina, girò l'interruttore della luce, sentì il freddo del freezer quando gli cacciò dentro il braccio per prendere la prima cosa che le capitò sotto mano. Tirò fuori quella cosa e la guardò. Era incantata. Tolse la carta e la guardò di nuovo. Era un cosciotto d'agnello. Benissimo, avrebbero mangiato agnello. Lo portò di sopra reggendolo con ambedue le mani, il sottile osso all'estremità, e nell'attraversare il soggiorno vide il marito in piedi davanti alla finestra, le dava le spalle e lei si fermò. «Per l'amor di Dio», disse sentendolo entrare nella stanza, senza voltarsi però, «non prepararmi la cena, vado fuori». A quel punto Maria non fece altro che avvicinarglisi e senza la minima esitazione
brandì alto nell'aria il cosciotto d'agnello e glielo calò con tutta la forza che aveva sulla testa. Fu come se l'avesse colpito con una spranga di ferro. Si ritrasse di un passo e rimase lì in attesa, e lo strano fu che lui rimase fermo e impalato per almeno 5 secondi, dopodiché crollò sul tappeto. Il crollo improvviso, il rumore, il fatto che anche il tavolino cadesse l'aiutarono a riprendersi dallo shock. Stupita, con un senso di freddo addosso, si riscosse a poco e rimase lì, a guardare il corpo a terra, sbattendo le palpebre, sempre stringendo con ambedue le mani quel ridicolo pezzo di carne. «Benissimo», si disse, «così l'ho ucciso». Strano ora come la mente le si schiarisse di colpo. Si mise a pensare e i pensieri si succedevano velocissimi. Come moglie di un poliziotto sapeva quale sarebbe stata la condanna. Benissimo, per lei non aveva nessuna importanza. Sarebbe stato addirittura un sollievo. D'altro canto, che ne sarebbe stato del bambino? Maria non sapeva darsi una risposta e certamente non era disposta a correre nessun rischio. Portò l'agnello in cucina, lo mise in una teglia, accese il forno al massimo e ve lo cacciò dentro. Poi si lavò le mani e corse da sopra, in camera da letto. Si sedette davanti allo specchio, si pulì il viso e si ritoccò le labbra. Provò a sorridere, ma le venne fuori una strana smorfia. Provò di nuovo. «Salve, Sam», disse ad alta voce in tono vivace. «Eh sì, vivace, ma anche un tantino strano. Vorrei delle patate, Sam. Sì, magari anche una scatola di piselli». Un po' meglio così, sia il sorriso che la voce sembravano più naturali ora. Provò parecchie altre volte ancora, poi scese di sotto, infilò il cappotto, andò alla porta sul retro, attraversò il giardino e fu fuori in strada. Non erano ancora le 6 e l'emporio alimentare aveva ancora le luci accese. «Salve, Sam», disse in tono vivace sorridendo all'uomo dietro il banco. «Buonasera, signora Maria, come va? Vorrei delle patate e magari anche una scatola di piselli». L'uomo si voltò e allungò una mano verso lo scaffale alle sue spalle per prendere i piselli. «Ah, suo marito ha deciso che era troppo stanco per andare a cena fuori stasera». «Eh sì, il giovedì sera di solito mangiamo fuori, sa? Così mi sono trovata senza verdure in casa. Vuole anche della carne, signora?» «No, grazie, la carne ce l'ho, ho un bel cosciotto d'agnello in freezer». «Oh, beh, non è che mi vada molto di cucinarlo senza scongelarlo prima, ma questa volta corre il rischio. Lei che dice, verrà bene?» «Personalmente non credo che faccia molta differenza. Le vuole queste belle patatine?» «Oh sì, vanno benissimo. 2 per piacere. Altro?» Piegò la testa di lato lanciandole un'occhiata di simpatia. «E come dessert? Cosa gli offriamo come dessert?» «Beh, lei che cosa mi suggerisce?» L'uomo lanciò un'occhiata in giro per il negozio. «Che ne dice di una bella fetta di torta al formaggio? So che gli piace». «Perfetto, l'adora». E quando tutto fu incartato e lei ebbe pagato, sfoggiò il suo miglior sorriso e disse: «Grazie, buonasera». «Buonasera, signora, grazie a lei». A questo punto, si disse mentre rientrava a passo svelto, non doveva fare altro che tornare a casa dal marito che aspettava per la cena. Doveva cucinare mettendocela tutta, facendo del proprio meglio perché il poveretto era stanco. E se per caso, entrando in casa, avesse notato qualcosa di insolito, di tragico, di terribile, ne avrebbe avuto naturalmente uno shock e sarebbe impazzita di dolore e di orrore. Attenta però, lei non si aspettava di trovare niente, stava solo rientrando con le patate e i piselli. La signora Maria stava andando a casa con le patate e i piselli di giovedì sera per preparare la cena al marito. «Così va bene», si disse. «Comportati in maniera del tutto naturale, agisci con naturalezza e non ci sarà bisogno di far finta di niente». Per questo, nel recrare in cucina per la porta sul retro, canticchiava un motivetto ed era tutta sorridente. «Amore, come va, tesoro?» Mise giù il fagotto sul tavolo e andò nel soggiorno. E quando lo vide steso a terra, con le gambe piegate e il braccio sotto il capo, fu davvero uno shock per lei. Tutto l'amore di un tempo, l'attaccamento, le esplose dentro. Corse da lui, gli si inginocchiò accanto e si mise a piangere di vero cuore. Fu facilissimo, non fu necessario recitare. Pochi istanti dopo si alzò e andò al telefono. Conosceva a memoria il numero della stazione di polizia e quando all'altro capo rispose una voce d'uomo gridò: «Presto, presto, mio marito è morto!» «Chi parla?» «Sono la signora Melloni, la moglie dell'agente Melloni!» «Sta dicendo che Melloni è morto?» «Credo proprio», singhiozzò lei. «È steso a terra, mi sembra morto!» «Veniamo subito», disse la voce. La macchina arrivò subito dopo e quando lei aprì la porta sul davanti entrarono 2 poliziotti. Li conosceva entrambi, conosceva quasi tutti i poliziotti e si precipitò immediatamente tra le braccia di Giacomo.
scusate, piangendo, avevo segnato i nomi, ma questo mi era sfuggito. Quindi una crisi isterica. Lui la fece sedere gentilmente, quindi raggiunse l'altro, che si chiamava Rossi, inginocchiato accanto al cadavere. È morto, esclamò lei. Temo di sì. Com'è successo? Ah, in poche parole lei raccontò la storia della spesa all'emporio alimentare e di come, tornata a casa, l'avesse trovato per terra. Mentre parlava, piangeva e parlava. Rossi scoprì una piccola chiazza di sangue raggrumato sul cranio dell'uomo. L'indicò all'altro, che si alzò immediatamente e corse al telefono. Presto cominciarono ad arrivare altri uomini, prima un medico, poi altri due poliziotti in borghese, uno dei quali lei però lo conosceva per nome. Poi arrivò un fotografo che fece delle fotografie e uno che era un esperto di impronte. Ci fu un gran bisbigliare e borbottare accanto al cadavere e i poliziotti continuavano a farle un sacco di domande. Tutti però le si rivolgevano con gentilezza. Lei ripeté la sua storia, questa volta cominciando dall'inizio, quando lui era tornato a casa e lei stava cucendo, lui aveva detto di essere stanco, tanto da non aver voglia di andare fuori a cena. Raccontò che aveva messo l'agnello nel forno e ancora lì sta cuocendo. E poi era uscita di corsa fuori a comprare patate e piselli e quando era tornata a casa lo aveva trovato steso a terra. Dove ha trovato la roba? Chiese uno dei poliziotti. Glielo disse e quello si voltò a bisbigliare qualcosa a uno dei colleghi che uscì immediatamente dalla stanza. Tornò una quindicina di minuti dopo con una paginetta di appunti, al che seguirono altri bisbigli e attraverso i propri singhiozzi lei sentì alcune delle frasi bisbigliate. Comportava in modo del tutto normale, molto allegra. Voleva preparargli una buona cena, piselli, torta al formaggio, impossibile che sia. Dopo un po' il fotografo e il medico andarono via ed entrarono altri due uomini che portarono via il cadavere su una barella. Poi andò via quello delle impronte. Rimasero i due poliziotti in borghese e i due in divisa. Erano molto gentili con lei. E Rossi le chiese se non preferiva andare via da quella casa, magari dalla sorella o da lui, dove la moglie si sarebbe presa cura di lei finché non si fosse sentita meglio. In quel momento in verità lei non si sentiva bene, per niente bene. Non era meglio allora che si stendesse un po' sul letto? Le chiese Giacomo. No, rispose lei, preferiva restare lì dove si trovava, in quella poltrona. Dopo, magari, quando si fosse sentita meglio, si sarebbe mossa da lì. E così la lasciarono lì, mentre loro si davano da fare a perquisire la casa. Ogni tanto uno di loro le faceva qualche altra domanda, come per caso. Altre volte, nel passarle accanto, Giacomo le rivolgeva la parola con dolcezza. Tuo marito, le disse, è stato ucciso con un colpo alla nuca, inferto con uno strumento, un'arma non tagliente. Quasi certamente di metallo. Loro stavano appunto cercando l'arma. L'assassino doveva essersela portata via, ma poteva anche averla buttata via o nascosta da qualche parte lì in casa. È la solita storia, disse. Trovata l'arma, trovato l'assassino. Più tardi uno di loro andò a sedersi accanto. Aveva idea, le chiese, se c'era qualcosa lì in casa che avrebbe potuto essere usato come arma. Le dispiaceva dare un'occhiata in giro per vedere se mancava niente, qualche grosso utensile per esempio, o qualche pesante vaso di metallo. Non c'erano pesanti vasi di metallo in casa, rispose lei. E una grossa chiave inglese? O lei non credeva che ce ne fossero? Magari forse c'era qualcosa del genere in garage. La perquisizione continuò. Lei intanto sapeva che nel giardino tutto intorno alla casa c'erano altri poliziotti. Ne sentiva i passi nella ghiaia di fuori e ogni tanto vedeva lampeggiare una torcia elettrica attraverso l'interstizio fra le tende. Stava facendosi tardi, erano quasi le 9, secondo la pendola sulla mensa del camino. Nel frattempo i quattro perquisivano la casa e cominciavano ad apparire stanchi e scoraggiati. Giacomo, le spiacerebbe darmi qualcosa da bere? Certo, glielo do subito. Vuole il liquore che c'è qui? Sì, grazie, ma pochissimo, solo per sentirmi meglio. Perché non ne prende uno anche lei? Chiese la signora Melloni. Deve essere molto stanco, la prego, lo prenda. È stato molto buono con me. Beh, in verità non sarebbe consentito, ma un goccio mi darebbe un po' di carica. Uno a uno arrivarono anche gli altri e tutti si lasciarono convincere a prendere un goccio di liquore. Se ne stavano lì nella stanza un po' imbarazzati dalla presenza di lei, cercando di dirle qualcosa per consolarla. E a un certo punto uno andò in cucina e se ne tornò di corsa dicendo: «Senta signora, ma il forno è ancora acceso, con dentro la carne!» «Oh, povera me!» esclamò lei. «È vero!» «Glielo spengo io se vuole!» «Vuole farlo, la ringrazio molto!» Quando tornò la seconda volta, lei lo guardò con quei suoi grandi occhi scuri e pieni di lacrime. «Giacomo!» disse. «Sì?»
Mi fareste un piccolo piacere, lei e i suoi colleghi? Ah, se è possibile. Bene, vi trovate tutti qui per di più buoni amici di mio marito a cercare di rintracciare il suo assassino. Dovrete essere molto affamati a questo punto. Perché l'ora della cena è passata da un pezzo ormai. E io so che lui, che Dio l'abbia in gloria, non mi perdonerebbe mai se vi lasciassi restare in questa casa ancora un minuto di più senza offrirvi un'ospitalità decente. Perché non mangiate quel cosciotto d'agnello che c'è nel forno? A quest'ora sarà cotto a puntino. Ah, neanche per sogno, rispose Giacomo. Ma vi prego, mangiatelo. Io non riuscirei a mangiarmi un boccone, non qui, in questa casa dove è stato ucciso. Ma per voi va benissimo. O mi fareste davvero un piacere se mangiaste l'agnello, dopo potrete ricominciare. Ci fu un po' di esitazione da parte dei quattro, ma in verità erano chiaramente affamati. E così alla fine si lasciarono convincere ad andarsene in cucina e a servirsi. La signora Melloni rimase dove era e sentiva attraverso la porta aperta, li sentiva parlare tra di loro, sentiva le loro voci ingrossate e impedite perché avevano la bocca piena di carne. Ne vuoi dell'altro? No, meglio non mangiarlo tutto. Ma lei vuole che lo finiamo? Ok, allora dammi un altro pezzo. Deve essere stata una grossa spranga quella che il tipo ha usato per colpirlo, stava dicendo uno di loro. Il dottore ha detto che aveva il cranio fracassato come se fosse stato colpito con un martello. È per questo che non dovrebbe essere difficile trovarla. E io che dicevo? Chiunque sia stato non può andarsene a lungo in giro con un affare del genere. Uno di loro ruttò. Io personalmente sono convinto che si trovi ancora qui in casa. Magari l'abbiamo proprio sotto il naso. Tu che dici, Giacomo? Nell'altra stanza la signora Maria scoppiò a ridere. Bene, noi siamo quasi arrivati alla fine e volevamo fare un piccolo gioco con una di queste due bimbe che sono in prima fila. Facciamo un gioco: se indovinano il gioco che adesso io dico, sanno come si fa, vincono il regalo, questo libro. Voi lo sapete cos'è il gioco della settimana? Sì. E lo sapresti descrivere? Vieni avanti. Vieni avanti. Adesso ti diamo il microfono, lo racconti te. Come ti chiami? Sara. Com'è il gioco della settimana? Bisogna saltare con un piede, bisogna tirare un sasso e saltare con due. Ma te chi è che te l'ha insegnato? L'ho visto fare dai miei amici e l'ho imparato a fare. Io qua gioco ancora. Allora complimenti, bravissima Sara, hai vinto il libro dello sguardo fino a lui. Bene, se Cesso vuole dire qualcosa, se no, se qualcuno vuole chiedere qualcosa, se no salutiamo tutti che alle 5 c'è qua un altro incontro con la famosa scrittrice Beatrice Baraldi, anche sceneggiatrice di fumetti. Barbara Baraldi, chiedo scusa. Mi confondo perché era Beatrice Baraldi, figlia di Gino Baraldi, e scrive anche lei. Grazie a tutti per essere intervenuti, spero che non vi siate annoiati troppo e complimenti alla piccola Sara che sa fare il gioco della settimana, che io credevo che non ci fosse più nessuna bimba che lo sapesse fare.